Bentornati ragazzi, sono Giovanni e oggi sono qui per parlare insieme a voi di Udinese-Lazio. Finisce 1-1, la Lazio non approfitta dello stop di tutte le altre, della sconfitta dell'Atalanta, del pareggio della Juventus, del pareggio della Roma. Ha pareggiato anche il Milan e perso l'Inter, ma quelle ci interessano poco. Non approfitta di tutti questi stop e si ferma anche lei a Udine. Sono 3 punti buttati. Per me sono 3 punti buttati. Nonostante il momento, nonostante l'emergenza che stiamo attraversando a livello di rosa, a livello numerico, oggi si ferma anche Pedro. Non so con chi ci presenteremo contro il Porto lì davanti. Non lo so, davvero non lo so. Sperando che non abbia nulla. E sono secondo me 3 punti buttati perché la Lazio ha buttato 15 minuti nel cesso. Ha proprio buttato 15 minuti nel cesso. E come io vi ho detto in tempi non sospetti, è una cosa che io vi ripeto da un mese a questa parte, quando la Lazio scende in campo con l'atteggiamento sbagliato, emergono tutti i suoi limiti, tutti. E parliamo per lo più di limiti difensivi. E oggi l'Udinese segna il gol del 1-0 con De Lofeu, con Usai che per l'ennesima volta lo tiene in gioco, per l'ennesima volta tiene in gioco tutti gli attaccanti dell'Udinese, come è successo anche a San Siro con il gol di Leao, e poi stavamo per prendere anche il gol del 2-0 con Makengo che lì si divora un gol clamoroso. È incredibile perché in quell'occasione sono andati a vuoto tutti, tutta la difesa. Cioè voi, per farvi capire veramente quanto non c'entri un cazzo Sarri con i problemi che sta attraversando la Lazio proprio a livello tecnico. Oggi va a vuoto Marusic in quell'azione, va a vuoto Luis Felipe, va a vuoto Patrick e va a vuoto Cataldi. Nella stessa azione, questi 4 giocatori si sono fatti anticipare da tutti quelli dell'Udinese. Se per voi è una cosa normale, non lo so, per me no. Comunque, quindi la Lazio butta al cesso 15 minuti, entra in campo con l'atteggiamento sbagliato, e ripeto, quando la Lazio entra in campo con l'atteggiamento sbagliato, emergono tutti questi limiti, tutti. Quando invece la Lazio gioca concentrata, come fatto per 60 minuti buoni della partita, gioca unita e questi limiti in qualche modo si vengono nascosti, diciamo, vengono nascosti. Oggi la Lazio appunto dopo i primi 20 minuti è uscita fuori anche grazie al cambio Pedro Cabral, perché il risveglio della Lazio ha coinciso anche con l'entrata in campo di Cabral, e secondo me questa non è una coincidenza, secondo me è entrato molto bene in campo Cabral, si vede che non è ancora al 100%, però mi sembra un calciatore interessante, oggi messo subito lì nel ruolo di falso 9, e secondo me è l'unico che può farlo, e lo dico proprio tranquillamente. Cabral mi sembra l'unico esterno, l'unica ala in grado di giocare come falso 9 in questo tridente, perché fa movimenti più funzionali rispetto a Pedro, rispetto a Felipe Anderson, rispetto a Zaccagni, fa movimenti molto più funzionali. Per farvi capire, le azioni che ha avuto la Lazio subito dopo la sua entrata in campo, il lancio di Usai per Milinkovic con Cabral che si trovava proprio lì pronto per spingerla in rete, purtroppo quel pallone gli è arrivato un po' dietro e quindi non è riuscito a indirizzarlo. L'occasione subito dopo con Felipe Anderson che poteva metterla in mezzo per Cabral che sarebbe stato a porta vuota. Lì, cioè, Cabral si fa trovare sempre nel posto giusto al momento giusto, e questa è una cosa che mi piace particolarmente. Anche in quella circostanza secondo me Felipe Anderson la doveva dare più avanti, e ci sono stati un po' di errori nell'ultimo passaggio, secondo me oggi, però Felipe Anderson ha giocato una grande partita, oggi mi è piaciuto veramente tanto, sia in fase offensiva che anche in fase difensiva, ha fatto per esempio un recupero, un salvataggio verso la fine della partita molto importante, e quindi mi sono piaciuti molto i tre lì davanti dopo l'uscita dal campo di Pedro. Poi, ragazzi, cioè, di che cosa vogliamo parlare? Vogliamo parlare dell'unico cambio che ha fatto la Lazio nel secondo tempo? L'unico cambio che poteva fare la Lazio nel secondo tempo?
Andre Anderson al posto di Basic. Basic che non ha fatto una partita entusiasmante, qualche errore molto elementare, non lo vedo molto in forma Basic, davvero non lo vedo molto in forma. Dopo tornato dal Covid mi sembra il gemello scarso di quello visto nei primi 3 mesi di Lazio. Ed è l'unico cambio che poteva fare Sarri, l'unico, perché davvero tu oggi ti sei presentato con 13 calciatori contati, i primi 11, Cabral, Radu e i tre giovani lì, Andre Anderson, Luca Romero e Raul Moro. Se vi sembra normale come situazione, fortunatamente per la partita contro il Napoli torneranno Leiva e Luis Alberto, che in questo momento sono molto importanti. L'assenza di Lazzari è qualcosa che ci porteremo appresso fino alla pausa per le nazionali, molto probabilmente. Speriamo che venga rinviato il derby a questo punto, perché davvero la difesa, ho visto un'altra volta Luis Felipe molto poco lucido, davvero molto poco lucido, e ho visto un arbitro completamente fuori di testa. Ecco, questa cosa ci tenevo a dirla, l'arbitro oggi era veramente fuori di testa, ha fischiato dei falli inesistenti, ma proprio inesistenti da una parte e dall'altra, e non ha fischiato dei falli netti, cioè era fuori di testa. Oggi si era drogato l'arbitro, si era drogato secondo me, boh, non lo so. Poi il fallo su Zaccagni all'ultimo minuto, che quello, cioè, quello è un fallo nettissimo, con Becao che trattiene Zaccagni alla grande e poi guarda l'arbitro chiedendosi: ma perché questo non ha fischiato? Cioè Becao se lo chiedeva, capito? E Becao già ammonito, tra l'altro quello sarebbe stato il cartellino rosso e avrebbe dato una possibilità alla Lazio da calcio di punizione, la Lazio che ha segnato da calcio di punizione con la spizzata di Zaccagni e gol di Felipe Anderson verso lo scadere del primo tempo, e verso lo scadere del secondo tempo doveva avere, per regolamento un'altra occasione su calcio di punizione per poterla vincere. Invece sul ribaltamento di fronte, che non sarebbe dovuto proprio esistere, ha colpito la traversa Molina, calciatore che a me piace davvero tanto, io ce l'ho al fantacalcio tra l'altro. E tra la traversa di Molina oggi e il gol annullato a De Vrij, non so veramente, io mi andrò a impiccare probabilmente. A parte questo, che altro c'è da dire? Oggi la Lazio ha messo in difficoltà l'Udinese soprattutto negli ultimi, diciamo nella seconda parte del primo tempo, con i lanci a scavalcare la difesa, a scavalcare il quinto dei loro, quindi l'esterno loro, no? Ecco, attraverso questi lanci sono nate diverse occasioni da gol e quindi è una Lazio che in realtà mi è piaciuta, perché appunto considerando l'emergenza e tutto quanto è una Lazio che ha messo in campo secondo me il giusto atteggiamento dopo i primi 15 minuti bruttissimi. Si poteva fare qualcosa di più, secondo me sono appunto 3 punti buttati, perché ecco, se giocavi così dal primo minuto potevi vincerla e probabilmente la vincevi. Mi dispiace perché la Lazio contro l'Udinese quest'anno ha perso 4 punti e la cosa non va affatto bene. Adesso la Lazio sta lì a 4 punti dal quarto posto e vediamo che succederà. Ditemi cosa ne pensate nei commenti, mettete un like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se per caso non l'avete ancora fatto, noi ci vediamo successivamente. Ciao ragazzi, forza Lazio!